Sì, abbiamo vinto, ma grazie a me. Grazie a me, personaggio azzeccatissimo. Batticuore, è incredibile quanto succedono queste cose. Sono cose assurde che succedono. Per un tanto così stavamo rischiando di perdere la partita. Di nuovo rapina, tra l'altro. E allora è una cosa fatta apposta questa. È una cosa fatta apposta, non c'è destino, la dobbiamo perdere. Io mi riprendo Edgar, perché questo personaggio scelto due volte e due volte ha portato bene. Speriamo che questa sia l'altra volta buona. Vediamo se riusciamo a fare qualcosina, magari facendo una super e distruggendo anche un po' la cassa. Porca troia, quei cosi camminano. In teoria questa partita la dovremmo anche vincere senza problemi. 95-70 come punteggio siamo. Vediamo se faccio la super, riesco a fare qualche danno in più. 95-37. In teoria questa partita è vinta anche. No, non sono riuscito a saltare. Porca puttana, ci vanno giù pesanti questi qua, Porca puttana, questo qua. Uccideteli per favore, uccideteli. No, non fatevi fare danni così però. Porca puttana, non è semplice. Sembrava una partita facile, ma non è scontato. Non è scontato, è difficilissima questa partita fatta così. Dobbiamo almeno riuscire a difenderci. Dobbiamo riuscire a difenderci almeno. O almeno provarci a difendere. Porca puttana. 10 secondi dobbiamo resistere, dai. Ci hanno attaccato come non so cosa, però almeno resistiamo un po'. Il vantaggio ce l'abbiamo, abbiamo vinto. È stata difficile come partita, Divisione oro 1. Siamo arrivati in divisione oro. Adesso diventa tutto più difficile. Andiamo a fare questa prima partita nella nostra divisione oro. Siamo in KO. KO, io mi prendo. Chi mi posso prendere? Iris. Prendiamoci Iris e vediamo di vincere questa partita. Fanculo, mi ha ucciso subito, mi ha ucciso. Io pensavo che la riusciva ad ammazzare, invece no. Ok, attenzione perché non è facile. In questo caso, attenzione, bravissimo, incredibile. Incredibile quello che ha fatto. Fortissimo. La possibilità di vincere questa partita c'è, se la sai sfruttare. Attenzione perché se tu ti fai prendere un'altra volta sei fottuto. Una partita vincente. Attenzione, vai, un'altra volta la devi prendere. Sì, fortissimo questo nostro compagno, fortissimo. Complimenti. Portiamo un oro a questo nostro compagno, andiamo a vincere la partita. Ok, prima kill fatta. Seconda kill fatta. Ma perché spara quello? Scusami. Porca troia. Partita vinta. Complimenti al nostro compagno perché era fortissimo. Abbiamo trovato un compagno veramente forte. Questo ci ha salvato. Tra l'altro qui da aprire abbiamo queste cose qua. Sono tantissime cosette da aprire qua sotto. Prima o poi le apriremo. Rapina di nuovo. È proprio l'evento della nostra vita, la rapina proprio. E noi andiamo a riprenderci Edgar. Perché si sa, questo è il nostro personaggio di rapina. Speriamo sia di nuovo la scelta giusta. Non ci ha fatto giocare. Vabbè. In realtà la colpa è stata mia perché Edgar l'avevano già scelta e io non ho scelto un altro personaggio. Niente da fare, non si gioca più. Vabbè, riproviamoci. Come potete vedere siamo in Lega Diamanti. Adesso andremo a continuare a giocare per cercare di arrivare alla Lega Mitica. Anche se la Lega sta già per finire, quindi ci restano solo 2 giorni a disposizione, anche meno. Foot Brawl
con football andiamo a scegliere, dobbiamo proibire i brawler adesso, dobbiamo proibire. Quindi andiamo a proibire Brock. Non lo so, così a caso. In football io mi vado a prendere Jesse. Vediamo se riusciamo a vincere. Qui addirittura ci sono anche più round. Attenzione a questo qua che cerca già mamma. Wifi dell'amico. Non capisco perché il wifi fa così, non capisco, non capisco. Vabbè, la palla lasciale lì che tanto. Certo, funziona così, funziona proprio così. La linea della minchia non mi fa giocare, non mi fanno giocare, porca puttana. Esattamente quello che dicevo io. Ma vedi andare a fanculo, coglione. La linea della minchia non mi fa giocare, non mi fanno giocare, porca puttana. Esattamente quello che dicevo io. Che coglione quest'altro. Secondo round, abbiamo un'altra possibilità. Sto gelino della ninja qua, pure sto bombardino dei coglioni. Giusto, giusto, ci hanno buttato la cosa di ghiaccio. Che coglione, ci va pure il coglione, madonna. Ma sono cose da pasta. Mi passi la palla a me per perdere, coglione di merda. Ma almeno attacca, porca puttana, attacca. Vaffanculo, sto bombardino del cazzo. Vai, mitraglietta, vai. Ma la palla. Ma vaffanculo, va. Ma vaffanculo, io faccio tanto per ucciderli, ma. No, non si può così però, non si può. Porca troia, puttana di merda. Ma cosa cazzo fai? Cosa fai? Sto gelino nel cazzo lì. Come cazzo si chiama pure lui? Figlio di troia, muori bastardo. Bastardo di merda. Ma nessuno è che è capace ad uccidere questi quattro fratelli. Porca troia. Ma come cazzo si fa a spazzare la palla lì? Come cazzo si fa a dargli la palla loro? Come si fa? Porca puttana di merda. Figlio di troia che è saltato all'ultimo, ha saltato. Ma non possiamo perderla la partita, non possiamo perderla. Giustamente pure la linea della minchia si ci mette che lagga, porca di quella troia. Porca puttana, porca troia. Ma no, che gli dovete regalare la palla a loro, porca puttana di merda, bastardi. Baby, Non sa mangiare! Vabbè, proibisco Shelly, perché tanto se la prendono gli altri, io non me la prendo sicuro. Io per football questa volta mi scelgo. Mi hanno consigliato. Vabbè, prendo questo, dai. Ma perché, porca di quella troia? Perché fate le cose se poi non dovete giocare? Io mi prendo questo per rapina. Anzi, per rapina mi preseleziono questo, così almeno non me lo fottono, aspetta. Ma porca di quella troia, ma non volete giocare oggi? Ma io non ho capito, guarda. Football, adesso, di nuovo. Io confermo Jesse. Attenzione però, perché tanto mi posso prendere chi voglio, tanto se dobbiamo perdere, perdiamo lo stesso. Ok, abbiamo scambiato brawler, io mi sono preso Colt e questo ha voluto Shelly, no Shelly, Jesse. Vabbè. Vediamo che cosa ne esce fuori, tanto se ha proposto questo scambio vuol dire che la sa usare meglio di me. Speriamo. Siamo tutti in lega di diamanti, ovviamente. Porca troia, mi devo recuperare la vita qui. E porca puttana, proprio addosso a me dovevi venire, figlio di. Vaffanculo, va. Vai a tirare, vai a segnare. Ma che cazzo gli tiri addosso? Gli tira addosso con la super, ma sei proprio rincoglionito, sei. Porca troia, sono praticamente morto. Lo sapevo io. Dai che lo puoi fare il gol. Lo puoi andare a fare il gol. Vai, vai. Avanza pure tu, tanto ci sono io qua dietro. Cosa cazzo state a fare? Ma porca puttana, ancora qua state. Porca di quella troia. Ok, almeno l'ha ucciso, almeno. Ma che cazzo gli tira addosso? Io non capisco perché gli tirano addosso, non capisco, porca puttana, va.
No! Non è possibile, non è possibile. Tutti morti, vabbè. Vabbè, tutti morti, ovviamente. Non è proprio possibile una cosa del genere. Non è proprio possibile. Non è vero, non è vero, non è vero, non è vero. Non è vero, cazzo! Porca puttana, non è possibile. Non è possibile, abbiamo perso un'altra volta. Non è possibile. Non è possibile, porca puttana, non è possibile. Baby Shark. Sta cazzo di musichetta della minchia, poi Baby Shark, un cazzo Baby Shark. Baby cazzo, non Baby Shark. Baby puttana. Primo round di bestemmie. Noi chiuderemo tutto, ne un monumento alla imbecillità. Ok, prima kill. Pensavo di averlo ucciso, porca puttana! Pensavo di averlo ucciso! E che cazzo ho sparato in realtà? Cosa cazzo ho sparato? Porca troia! Bastardo! Ma com'è possibile qua? Ah, ma è il clone, porca puttana! Ecco perché non morivano mai, porca di quella troia! Porca puttana troia!